momento di conoscere Luigi e di scoprire cosa presenta Cash or Trash. L'oggetto che porto oggi è un oggetto che fa parte della mia collezione. Può sembrare un po' inquietante, però nella regione Veneto dicono che porta molta fortuna. Guadagno porta guadagno. Ma perché c'è questo detto? Onestamente non lo so. Luigi con cosa può far rima? Luigi? Difficile Luigi. Vediamo se ce lo suggerisce. Forse lo saprà lui, sì. Luigi ben arrivato. Ciao. 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 Luigi. Ciao. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Alessandro Rosa. Piacere. 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 Allora Luigi, da dove arrivi? Allora, arrivo da Milano e ho portato questo bellissimo ragno. È molto particolare perché è un rame con gli occhi in ottone e i denti in ottone. E ha una lampada in vetro di Murano. Una volta che è acceso, riflette moltissima ombra sulla parete con dei bei giochi prospettici. Si può vedere acceso? Sì, sì, sì. Ecco. Ah, vedi. Come vedete è molto bello, eh? E che ragno porta guadagno? C'era questo ragno che aveva fatto la ragnatela fuori dalla porta di una cascina. E allora la sera sono arrivati i ladri. Il ragno ha fatto la ragnatela grossissima e i ladri non sono riusciti a entrare nella cascina. Il padrone si è accorto di questo e ha tenuto il ragno sempre con sé in casa ed è rimasto sempre con lui. Quindi diciamo che oltre a portare guadagno protegge anche le abitazioni. Poi è venuta fuori la storia del ragno fa guadagno, porta prosperità anche. Principalmente però era basato su questa storia qua, su questa leggenda. Mi sembra un'ottima storia, no? Sì, quindi... E quindi non è un oggetto che non viene rubato, non dobbiamo... sicuro. Bravo, certo. Tornato di moda perché è un oggetto degli anni 60 che si usava in Veneto. Ed è perché... molto richiesto anche in Europa dai collezionisti. Questo qui? Sì, 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 sì. Sì. Cosa si parla? Non sempre lei. Oh, cose. Tante cose. Allora, Alessandro, senti, ora ci descriverai, ci dai delle informazioni su sì. Questo ragno. Preferisci con la luce spenta o accesa? Ma spegniamola. Spegniamola. Perfetto. Ah. Ok. A te. Hai portato un oggetto che a me, con un eufemismo, un po' disturba. Prendi tutto quello che ti dico con grande... Nessun problema. Perfetto. Mi rimanda... alla taverna, al mappamondo bar, alla boccia col pesce rosso. C'è un mondo di totale inutilità. Sì, certo, sarà anche di Murano. Murano non ha fatto solo capolavori, ha fatto anche tutta una produzione di vetri così, perché chiaramente gli ripagavano. Le dico che in Europa diventano matti. Perché per la rampa da ragno. Difficile da trovare e con dei prezzi assurdi. Devi andare davanti ai mercanti con questo piglio. Okay. Bravo, bravo. Allora, facciamo la domanda più importante ad Alessandro. Quanto vale? Io adesso onestamente non sapevo che in Europa è molto desiderata, per cui quel mondo lì non lo conosco e vabbè, magari lo conosco nei mercanti. Che valore do alla lampada ragno? Do un bel valore di 50 euro. Ok, dai. Mi farò valere con i commercianti. Certo. Beh, abbiamo anche dei mercanti che sono scaramantici. Certo, certo, no? Certo. Luigi, grazie. Ciao Luigi. Ciao, grazie. Ciao, molto grazie. Simpatico. Grazie. Il ragno porta guadagno, ma Luigi porta il viso. Bella, bellissima, bellissima, bellissima. Secondo me il mio oggetto piacerà a tutti i mercanti. Primo perché porta fortuna e secondo perché ragno fa guadagno. Qua Cash or Trash arrivano tanti oggetti. Qualche oggetto, anzi molti oggetti, sono fonte di discussione, come quello che c'è stato poco fa tra il venditore e Alessandro Rosa. Il venditore se n'è andato e dopodiché ci siamo guardati Alessandro Rosa e abbiamo detto: questo si chiama Luigi porta litigi. Ve lo voglio subito presentare. Che bello! Ecco Luigi! Non ci porti litigi. Ti presento i nostri mercanti. Ciao a tutti, ciao a tutti. Piacere. È riuscito a litigare con Alessandro Rosa? No, ci siamo guardati in faccia, ho capito subito, quindi è stato tranquillo la valutazione. Sì, 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 sì. Ma sono anche simpatico, quindi... E perché le porta litigi? Per quale motivo porta litigi? No, ma così, perché il mio oggetto è un oggetto particolare e secondo me lui è rimasto un po' indietro nei tempi, quindi...
è un oggetto che è molto rivalutato in questo periodo qua, quindi sono sicuro che ce la farà. Lei ha detto questa frase anche a Rosa, che è rimasto indietro con i tempi. No, non gliela ha detto. No, non gliela ha fatto capire mai. E ci faccio vedere l'oggetto così conteso. Scopriamo che cosa c'è qua sotto. Tutto fatto a mano. È particolare perché di solito si trovano con gli occhi in ferro e i denti in ferro. Questo è in ottone. Non posso dire quello che penso, perché è veramente una cosa terrificante. È una cosa brutta senza neanche linea, senza neanche attrattiva. Ada, cos'è che non ti aggrada? No, a parte tutto, lo trovo orrendo. Mi scusi, ma è veramente di una bruttezza rara. Secondo me non è degli anni 60, no. Ma visto da qua non serve neanche... Io ne ho a casa uno degli anni 80 che è fatto in ferro, bruttissimo. Adesso è tutto in rame, fatto a mano. No, guarda. Posso? Ma poi scusi, questo fatto che il filo esca così dalla bocca... Sì, ma questo è stato fatto... Lui l'ha fatto. Stefano, attento. Attento. No, no, questo poi il filo può uscire dalla pancia o dalla bocca. Acceso è diventato l'apice. Viene, di solito viene fatto uscire dalla pancia perché è un applic che va estremamente... Bravo, sì, ma infatti io l'ho messo così, però di solito, sennò è brutto anche da vedere esteticamente. Certo, 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 okay. Sì, io qui così li vedo... Valutate che in Europa vengono venduti a dei prezzi molto alti. Trovo geniale il venditore, questo bisogna dargliene atto, è un ottimo venditore. Spezzo una lancia a favore dei miei colleghi, ma anche a favore di lui. Bravo, nel senso che... Noi abbiamo una grande tradizione del ferro battuto. E quelli di cui lei parla, Veneti, sono il ferro battuto? Sì, quelli più, sono più vecchi. Quelli di cui parliamo, che comunque sono ricercati. Questo, è, secondo me, è un bellissimo oggetto che richiama quelle cose, ma è un po' assemblato, nel senso, proprio nella sua costruzione. Sì. E questo è il bello di questo oggetto. Mi piace perché non mi piace. Apriamo l'asta. Beh, apro con 10 euro. 20 euro di simpatia. Sì. Una volta 30, perché appunto abbiamo elogiato qualcosa di Veneto. Stefano offre 30. Ma che silenzio, ragazzi. Madonna, Luigi, però è troppo simpatico. Cioè, come dai, ragazzi, ma dopo che hai detto l'insultato, scusa, tu sei più adatto a comprare questo tipo di oggetto. Questo è un mio fratello. Già, non penso di moderniato pazzesco. Voi non sapete come vanno in Europa. Luigi, lei è un ottimo venditore. Grazie. Beh, lo so cos'è questa cosa. Guardate che io ho lampade di design con parecchie a casa, però questa è la mia preferita. Devi rimanere contenuto nel racconto, perché dopo se parli di design ho paura che Roberta è un bravo venditore, cavolo, Luigi, cioè uno che ci sa fare, almeno sta vendendo proprio la fuffa in maniera, devo dire, sbalorditiva. Che ti devo dire, mannaggia miseria, dai, 40 euro. 40 euro già, 50. Assolutamente, stiamo scherzando, design. Stefano, 50. Si parla di design. E poi fa i soldi. Brava, design. Brava. Ada? No, perché ho avuto una mezza idea magari di regalarlo a Giano, no? E quindi? No. 55. 55 offerti da Ada per un regalo a Giano. E poi perché Luigi è stato così simpatico, certo. Non si può. 60 euro offerti da Stefano. Però siamo molto bassi, ragazzi. Siamo bassi. Bassissimi. Ma vale tantissimo. Super bassi. Allora, 60 e 1. 60 e 2. 60 e 3. Luigi, accetti? No. Ma scherzi, no. La valutazione? La valutazione è 50 euro. Sì, 50 euro. Era superata. 50 euro. E invece la sua idea? Allora, io 300 euro. Ragno porta guadagno, di certo non a me, ma a lui. Però comunque ho risparmiato, visto come l'ho acquistato. Luigi, grazie. Figura, grazie. Grazie a voi, ragazzi. Ciao, piacere. È stato molto bello. Grazie, Luigi. Ciao, grazie. Alla prossima. Sei grande, comunque. Grande Luigi. Grazie. Secondo me i mercati non hanno capito il valore di questo oggetto e quindi pazienza, ma lo riporterò a casa e verrà con me. Ragazzi, secondo me è più bello il muro del ragno. No, io quello che adoro è Silo. No. Silo, il suo perché. Luigi riporta a casa